Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, uno dei soliti video, quelli un po' quelli veloci. quelli veloci che facciamo io e Marco a casa. Allora, oggi facciamo una buonissima torta salata, che è la torta salata 7 vasetti alle zucchine, ok? Senza uova e senza burro. Non è un po' lungo sto titolo? Il titolo è un po' lungo, però si prepara con 5 minuti. È buonissima, è semplice da preparare, è senza uova, che è una richiesta che tanto, insomma, mi arriva spesso. È super soffice, saporita. Si possono fare una marea di varianti. Oggi la facciamo con le zucchine alla pancetta, ma dopo alla fine del video vi darò tanti suggerimenti. Si può fare senza glutine, dopo vi spiego Va come. bene, dai, ci fidiamo, dai, ci hai Ci convinto, dai, fidiamo? facciamolo, dai, facciamolo. Allora, per fare la torta 7 vasetti e le zucchine senza. Allora, per fare la torta 7 vasetti e le zucchine ci serviranno 2 vasetti di yogurt bianco, questi sono da 125 grammi, quelli classici, un vasetto di olio, un vasetto di formaggio grattugiato e 3 vasetti di farina. Abbiamo fatto 7? Sette, mi pare. Ok. Poi un cucchiaino di sale, una bustina di lievito istantaneo per torte salate e naturalmente, visto che insomma la torta alle zucchine, una zucchina, 250 grammi circa e 100 grammi di pancetta. Mi sembra che non mi sono scordato un pizzico di pepe, se vi piace. Va bene. Iniziamo. Allora, cominciamo facendo cuocere un po' le zucchine. Quindi prendo una padella, metto appena appena un po' d'olio, faccio rosolare la pancetta, 100 grammi di pancetta. Io ho utilizzato la pancetta perché mi piace molto l'abbinamento con la zucchina, però potete anche utilizzare dello speck oppure anche la salsiccia sbriciolata. Ora che la pancetta si è un po' rosolata, metto dentro anche la zucchina a pezzetti. A questo punto me ne tengo un pezzetto da parte che mi servirà dopo per la decorazione, quindi non lo metto in pentola. Facciamo insaporire qualche minuto, poi aggiungiamo un po' di sale e pepe. Lasciamo cuocere mescolando ogni tanto per 5-6 minuti. E mentre le zucchine finiscono di cuocere, prepariamo l'impasto. Quindi in una ciotola versiamo i 2 vasetti di yogurt bianco, quindi 250 g di yogurt, non zuccherato, mi raccomando. E ora utilizzo gli stessi vasetti come unità di misura degli altri ingredienti, quindi aggiungiamo un vasetto di olio. Io utilizzo l'olio di semi, ma se preferite va bene anche l'olio d'oliva, quindi un vasetto di olio di semi. E lo mettiamo nella ciotola insieme allo yogurt. E siamo a 3 vasetti. Poi un vasetto di formaggio grattugiato. Io utilizzo il grana, però se preferite farla anche un pochettino più saporita va bene anche il pecorino. Quindi aggiungiamo anche questo. Ogni tanto ricordiamoci di mescolare. Ora mettiamo un cucchiaino di sale. Una bustina di lievito istantaneo per torte salate e diamo una prima mescolata. Allora, si potrebbe mescolare tranquillamente con la forchetta, però per far prima io prendo lo sbattitore. Abbiamo fatto 2 vasetti di yogurt, un vasetto di olio, un vasetto di formaggio Mancano, e adesso mancano 3 vasetti per che arrivare sono di farina. al 7. Ah, ok. Quindi prendiamo il vasetto e riempiamo 3 vasetti. Uno, Uno, due, due e tre. e siamo arrivati a 7 vasetti. Siamo arrivati a 7 vasetti e abbiamo finito con gli ingredienti. Mescoliamo. Intanto le zucchine sono praticamente pronte. Avete visto come sono belle rosolatine? Quindi spegniamo. Lascio le zucchine intiepidire un minutino. Intanto mi preparo lo stampo, quindi prendo uno stampo da 24 centimetri, lo ungo e lo infarino.
Io di solito su questa ricetta non metto la carta forno sotto, perché solitamente non si attacca. Bella asciuttina. Do una bella spolverata di farina. E sbatto per distribuire. Ok, lo stampo è pronto. Unisco le zucchine che si sono leggermente intiepidite e le metto nell'impasto. E mescolo con la spatola per amalgamare. Quindi questo è anche un impasto allo yogurt, adesso mi è venuto in mente. È un impasto allo yogurt, sì, perché praticamente non mettendo le uova le sostituiamo con lo yogurt. Avete visto che come abbiamo messo dentro le zucchine con la pancetta, l'impasto si è un pochettino ammorbidito perché c'è un po' d'olietto e un po' d'umidità delle zucchine. Normale, eh? A questo punto possiamo metterlo nello stampo. Livelliamo per bene. E adesso con questo pezzetto di zucchina che avevo tenuto da parte faccio le decorazioni. Allora, questo è un passaggio facoltativo, eh? Però sai, se un attimo facciamo delle striscette sopra è più carino. Quindi anche in questo caso adesso ho tagliato male però. Mi si è distratto, mi si è fatto distrarre e vabbè. Non fa niente. Era un po' meno precisa, vabbè, uguale. Ok, ci siamo quasi. Tu non mi fai distrarre. Vabbè, comunque dovresti fare tutti i triangolini invece è venuto un po' di strisciette. Eh sì, perché tu mi stai parlando e io mi sei mai fatto distrarre. Mi hai fatto fare un... Ok, ti riprendo da lontano così non si vede quello che combini, poi andiamo. Vabbè, praticamente faccio tre strisce, così, di questi spicchi, di questi triangolini fatti male. Nonostante sono stata disturbata durante la decorazione, ci sono riuscita. Non è precisa precisa, ma alla fine ce l'ho fatta. Insomma. Nonostante Marco. Insomma. Comunque, siamo pronti per infornare, quindi ririscaldiamo il forno a 170 gradi e facciamo cuocere per 35-40 minuti col forno ventilato. Col forno statico aumentiamo la temperatura di 10 gradi, ok? Ok. L'ho sfornata, l'ho lasciata leggermente intiepidire, adesso la tiriamo fuori dallo stampo. Vedete come si stacca bene? Dopo parliamo della decorazione, quello che è venuto fuori. No, aspetta, faccio vedere, aspetta. Guardate che roba. Tutta quella fatica per avere questo bellissimo mosaico di zucchine. Guardate come è ordinato. È una suggestione per far capire che dentro ci sono le zucchine, okay? Ok? È facoltativa, si può tranquillamente non fare queste tre strisce. Ecco, non fatelo. Oppure se siete più creativi potete prendere un'altra zucchina, tagliarla tutta a fettine sottili e fare tutta una copertura completa oppure a spirale. Una volta quando eravamo bravi lo facevamo anche noi, adesso siamo diventati un po' così. Vabbè, comunque non c'è problema. Scherzo, dai, va bene, va bene. La sforniamo, allora, che dici? Sforniamola, quindi... Torniamo dallo stampo. La togliamo dallo stampo, quindi io utilizzo sempre due vassoietti. Vedete come si è cotta bene anche sotto. Bella. È soffice? Sì. Ok, vuoi darci qualche altro suggerimento? Allora, sì, come ho detto, segnatevi questa base allo yogurt dei sette vasetti, ok? E io ho utilizzato le zucchine alla pancetta, però potete utilizzare tutto quello che vi piace. Ad esempio, se non volete cuocere niente in padella, come ho fatto io con le zucchine, potete mettere all'interno tipo 100 g di salame tagliato a cubetti e 100 g di provola. Che è un buon abbinamento. Oppure mortadella e... che ci si può mettere con la mortadella? Olive nere. Sì. E anche questo non va cotto niente in padella. Potete invece mettere i peperoni, quindi li tagliate a pezzettini, li ripassate un pochettino in padella, li mettete qui, magari anche con un po' di tonno. Che dite? Tonno e peperoni. Tonno e carciofini? Tonno e carciofini, vabbè, perché vedete, è Marco quando devi andare a mezzino sempre tonno e carciofini. Che mi piace, vabbè. E poi aspetta, che mi era venuto in mente con i funghi.
Funghi e prosciutto cotto. Funghi e cubetti di prosciutto cotto, okay. Insomma, potete sbizzarrirvi come più vi piace. L'importante è che vi segnate bene questa ricetta perché vi viene molto utile. Io ho fatto una torta utilizzando una teglia da 24 cm, però potete anche fare dei muffin con questa dose. Ah, ok. Quindi usciranno 12 muffin, sì. E naturalmente dovete cuocerli un po' meno, cioè sempre a 170 gradi, però per una ventina di minuti. Si può fare senza glutine? Bella domanda, io ho la risposta. Me l'aveva chiesto lei di fargli questa domanda. Allora, si tutto può preparato, fare... Tutto preparato. Si può fare questa torta anche senza glutine. Sostituendo i 3 vasetti di farina con 2 vasetti di farina di riso e un vasetto di amido di mais o fecola di patate. Cavolo, quindi viene bella. Senza uova, senza burro, senza glutine. Basta i senza, dopo con però quello che volete. Allora, se volete farla con la farina integrale, mettetene 2 vasetti e mezzo. Assaggiamo. Ah sì, dai, è arrivata allora. Speriamo che sia almeno buona perché non è tanto bella, però. Tu sei simpatico. Scherzo. Facciamo uno a ciascuno. Vedete, si vede bene le zucchine, la pancetta, insomma, è soffice, è saporita. Sto prendendo io. È buona. Buona. È buona veramente. Questa mi sa che è buona anche fredda. Questa è buona, calda, fredda il giorno dopo. Quindi se avete, non so, dovete festeggiare qualcosa, un compleanno, la potete preparare in anticipo. Non occorre riscaldarla perché rimane bella soffice. Si può fare in vari gusti, uno ci riempie un bel buffet. Certo, la potete fare diversi, ci mettete sopra i pomodorini, immaginate invece che sta questa triste decorazione con le zucchine, come hai detto tu. Ci mettete tutte file di pomodorini tagliati a metà, no? Ah, è vero, ecco. Oppure fate una fila di zucchine. Ci hai pensato dopo, diciamo. Me la mangerei tutta, però no, non vi riesco il video. Bene, spero che questa ricetta vi sia piaciuta, che la riferete, quindi aspetto le vostre foto. Se avete domande, suggerimenti, come sempre, scriveteli sotto nei commenti. E noi ci vediamo al prossimo video, va bene? Va bene. Ciao. Grazie, ciao. Buona veramente. Malfidato. Possiamo chiamarla brutta ma buona. E dai.